Ciao! Vorrei condividere con voi la ricetta del pane fatto in casa. Gli ingredienti sono molto semplici. Abbiamo qui mezzo chilo di farina 230 W, quindi basso, e 5 g di lievito di birra, 10 g di sale e 370 g di acqua. Iniziamo subito versando l'acqua nella farina. Ce ne conserviamo giusto un po' dove andremo a sciogliere il nostro lievito. L'acqua a temperatura ambiente. Ecco qua. Versiamo il nostro lievito sciolto. Ecco qua. E serviamo sempre del nostro cucchiaio. E andremo ad amalgamare questi ingredienti. Qui la consistenza sarà leggermente più molle perché c'è un pelino di acqua in più, ma non spaventatevi perché dopo, con molta prudenza e molta calma, andremo a manipolare comunque questo nostro impasto. E una volta che si è creata la nostra unione, andremo a versare il sale. Guardate che è molto morbida, molto molle la consistenza. Finita questa operazione andremo a chiudere con la nostra pellicola e lasceremo riposare per 45 minuti. Trascorsi i nostri 45 minuti togliamo la nostra pellicola e non ci basterà che fare altro di fare qualche giro, avvicinati pure, fare qualche giro di cucchiaio per rinforzare il nostro glutine. E lasciamo riposare per altri 45 minuti. Ecco qua. Ritorniamo dopo i nostri 45 minuti e vedremo che la consistenza del nostro impasto sarà ancora diversa. Mi raccomando, in queste fasi non utilizziamo farina per non alterare l'idratazione, quindi possiamo bagnarci le mani con un po' d'olio. E trasferiamo il nostro impasto sul nostro banco di lavoro. E andremo a fargli delle pieghe. Così, così. Ecco fatto, senza esagerare. Questo è il nostro secondo step di 4. Faremo 4 step da 45 minuti. Rimettiamo il nostro impasto nella nostra ciotolina e lo chiudiamo sempre con la nostra pellicola. Terzo step. Togliamo la nostra pellicola e lasciamo cadere di nuovo il nostro impasto sul nostro piano di lavoro. La consistenza resta pressoché identica al secondo step, in questo caso. Mi raccomando di raccogliere bene tutto l'impasto che c'è nella ciotola. Non faremo altro che bagnarci le mani con un po' d'olio, ungerci le mani con un po' d'olio e andiamo di nuovo a fare le nostre pieghette. Ecco qua. So che sono tantissimi passaggi, ma tanto noi dobbiamo stare in casa e quindi insomma il tempo è l'ultimo dei nostri problemi per avere comunque un prodotto buono. Allora, ultime pieghe, rimettiamo nel nostro contenitore, ancora
pellicola e facciamo trascorrere gli ultimi 45 minuti prima dello staglio. Eccoci qua. Allora, trascorsi i nostri ultimi 45 minuti, non faremo altro che prendere il nostro bellissimo impasto. Prendiamo un setaccino, anche con le mani potete spolverare. Diamo una bella spolverata sul nostro piano di lavoro. Eccoci qua. Andremo a capovolgere il nostro impasto. La consistenza è molto molle, però noi adesso possiamo aiutarci con un po' di farina. Adesso possiamo fare delle piccole pieghe. Guardate bene, non togliamo troppa aria all'interno e arrivati a questo punto capovolgiamo, chiudiamo bene, mi raccomando, altra parte, chiudiamo bene, giriamo, pieghetta e altra pieghetta. Lo capovolgiamo, spostiamo un pochino qua, sempre spolverata di farina, lo mettiamo a riposo. Ripetiamo la nostra operazione con gli altri panetti. Allora, arrivati a questo punto, noi faremo riposare i nostri panetti per altri 15-20 minuti, dipende anche dalla temperatura che abbiamo in casa. Allora, i nostri 15 minuti sono trascorsi, questo è il risultato. Togliamo la pellicola semplicemente, facendo molta attenzione, spolverata sul panetto, spolverata sul banco, eccoci qua. Prendiamo il nostro panetto e come prima diamo dei piccoli colpetti con le dita, allargandolo appena appena. Mi raccomando, non togliere troppa aria dal panetto. Arrivati a questo punto andiamo a fare delle piccole pieghe questa volta. Eccolo, guardate, vi aiutate con le dita. Fate delle piccole piccole pieghe, ecco qua, ecco qua, fino ad ottenere un salsicciotto. Vi lasciate un centimetro di spazio dove andate a chiudere il vostro salsicciotto e lo girate, ecco qua. A questo punto mettiamo il nostro salsicciotto su un canovaccio, qualsiasi canovaccio va bene, e andiamo a chiuderlo così. Ecco fatto. Ripetiamo con le altre pagnotte. Ci siamo arrivati a questo punto, non faremo altro che attendere
li copriamo intanto e non faremo altro che attendere altri 15 minuti prima di metterle nella nostra teglia e finalmente infornarle. Nota importante, io ho già acceso il mio forno a 220 gradi e vi consiglio di prepararvi una ciotola in metallo che noi inseriremo nel forno con dell'acqua, in modo tale che tutto il vapore dopo andrà a far cuocere il pane in modo ottimale. Allora, per accelerare l'operazione l'ho messo a bollire su un pentolino dell'acqua, in modo tale che a bollore trasferiamo il nostro contenitore, eccolo qua, e lo andremo a mettere nel nostro forno per dare umidità al nostro pane. Quindi forno preriscaldato a 220 gradi, completiamo un altro po' d'acqua, ecco qua. Adesso è arrivato il momento di trasferire le nostre pagnotte nel vassoio. Io mi sono aiutato con un cartone che ho rivestito con della carta da forno, voi potete rivestirlo anche con carta alluminio, va bene uguale. Ecco qua. Con le nostre pagnotte, adesso noi con molta calma ci aiutiamo e le giriamo sul nostro cartone, per poi successivamente rigirarle nel nostro vassoio. Ripetiamo l'operazione con le altre due, le giriamo, mi raccomando con molta cura, se no si rovinano, e le rigiriamo sempre nel nostro vassoio. Ultima pagnotta, rigiriamo, eccoci qua. Ci muniamo di un vaporizzatore o anche va bene un pennellino, spruzziamo sulle nostre, sui nostri filoncini, gli diamo una bella spruzzatina e adesso effettuiamo i tagli. Allora, se avete un coltello ben affilato va bene anche con un coltello, io purtroppo non ne ho e sinceramente mi trovo bene anche con le forbici, vado a fare dei piccoli taglietti, guardate, non andate troppo in fondo, ma deve essere un lavoro in superficie. Eccoci qua. Arrivati a questo punto non ci resta altro che infornare. Il forno è arrivato a temperatura, lo mettiamo nel ripiano centrale, un'ulteriore vaporizzata, e lo lasciamo cuocere per circa 25 minuti. Allora, sono trascorsi 27 minuti per ottenere questa doratura. Guardate che belle. So che non si fa da caldo, ma io direi di provarle insieme a voi. Eccola qua, guardate anche sotto, cotta bene. Questo pane mi ricorda tanto quando ero ragazzino e prima di andare al mare mi fermavo in una salumeria a farmi il panino con prosciutto e mozzarella. Eccolo qua. Ecco il nostro pane. Ho tagliato la mia mozzarella in modo che andiamo a farcire il nostro meraviglioso panino. Gli mettiamo qualche fettina di prosciutto crudo. Ecco qua. E lo assaggiamo. Spaziale, proprio quel sapore mi porta indietro nel tempo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, condividetelo il più possibile, seguitemi sui canali Instagram e Facebook e vi aspetto per la prossima ricetta.